crisi Atalanta, Sampdoria in volo a Bergamo. Prosegue il momento negativo degli uomini di Gasperini, battuti a domicilio dopo lo stop polemico incassato a Firenze. I nerazzurri non vincono dall'esordio in campionato contro il Frosinone, 7 partite senza vittorie che valgono un bottino di 6 punti e una classifica allarmante. Chi raccoglie conferme è invece Giampaolo, bravo a bissare l'ultimo successo ai danni della SPAL andando a imporsi all'Atleti Azzurri d'Italia grazie a colpo di testa di Tonali. Dea sfortunata, far disapata, e imprecisa considerando la mole di occasioni prodotte, ne approfitta una cinica Sampdoria che sale a quota 14 punti legittimando la migliore difesa del torneo, solo 4 gol concessi, da non trascurare il saldo di reti concesse dall'Atalanta da palla in mezzo, ben 6 sulle 11 complessive. Zapata scatenato, palo sfortunato. Punto solo una novità per Gasperini rispetto all'ultima uscita di Firenze, Masiello si riprende il posto occupato da Mancini. Tuttavia il leader nerazzurro accuserà una ricaduta al 24esimo rinnovando la staffetta per il contorno. Nuenti anche per Giampaolo, allenatore che premia Caprari, convocato dal City Mancini in nazionale, arretrando Prate ed escludendo Barreto. Primo tempo dai ritmi elevati grazie all'intraprendenza dell'Atalanta, padrona del gioco e pericolosa nel segno di Zapata, è proprio l'ex della sfida, reduce dalla stagione in blu cerchiato e ancora secco in campionato, che suona la carica due volte con altrettanti tentativi che non impegnano a loro. La Sampdoria replica con uno delle pedine inserito nella difesa meno battuta in Serie A. Anderson stacca di testa e chiama Gollini all'intervento in corso. Non mancano le chance, due minuti più tardi è Ate a divorarsi il vantaggio in area piccola, velleità decisamente più limpida rispetto al sinistro strozzato di Quagliarella. Al 28 apostrofo ecco la migliore azione dei primi 45 minuti con Zapata, insuperabile di testa eppure frenato dal palo. Lo stesso colombiano provoca l'ammonizione di Anderson e si rende protagonista sulla destra, Corsia che da posizione più accentrata registra invece il palo esterno scheggiato da Gomez. Prima dell'intervallo vanno a reperto pure le offensive di Coloi e Mancini, difensori prestati all'attacco che non trovano il vantaggio per questioni di confronto. Lampo di Tonali, vola la Samp. Punto dopo la sosta si riparte con lo stesso copione precedente, Pascalic non indovina il tiro cross per l'inserimento di Gomez, poi è il suo sostituto Ilicic a trovare l'imbucata per il solito Zapata fermato all'ultimo da Nuno. Giampaolo si gioca la carta Ramirez per sfruttarne gli strappi in contropiede, decisione che produce subito il tiro dell'uruguaiano sventato da Gollini. Gasperini perde invece Zapata, altro infortunio muscolare dopo Masiello, e inserisce Vero Penati ripiegamento da Berezinski. Costruiscono i nerazzurri ma non pungono, sfonda invece la Sampdoria in contropiede nuovamente con Ramirez immediatamente. Non è un caso che sia un corner calciato dal numero 11 più cerchiato a trovare la testa di Tonali, impeccabile in elevazione con il gol da 3 punti. L'assalto finale dell'Atalanta produce il doppio tentativo di Tonali, fermato prima da Audero e poi dall'imprecisione sull'ultimo calcio d'angolo targato Gomez. Gasperini lamenta una situazione preoccupante, classifica all'antipodi con quella dell'ottima Sampdoria dalla difesa insuperabile.